Parte già con una delusione di... No, voce. Esci dal cuore. Alza la voce. Esatto, esatto. Sermone. Va bene, io speravo di cavarmelo al brindisi. E... come sempre mi vogliono bene. La... va bene, per chi c'era alla serata di conclusione, avevo tentato di spaventarvi con un discorso filosofico sul tempo, anche se non era in realtà poi quello che ho detto. Però sempre sul tempo vi voglio insistere un attimo, perché discutevo questo fine settimana con uno scrittore di romanzi, Valerio Evangelisti, discutevamo proprio sul rapporto che lui ha col passato, con la storia e col tempo, e lui mi diceva che ha una concezione del tempo materialista, dove tutto è collegato, dove tutte le azioni del nostro passato a cui noi ci richiamiamo, il centenario della rivoluzione d'ottobre, sono collegate con quello che noi facciamo nella quotidianità e abbiamo fatto alla festa. Devo dire che fuori dalla nostra federazione e fuori anche dal partito, la festa di Firenze è diventata un appuntamento a cui si guarda con interesse. Il fatto che abbiamo avuto 3 giorni di maltempo su 5 in realtà è stata una fortuna, meno dal punto di vista degli incassi, ma Antonella ci dice abbiamo incassato solo 1600 euro in meno rispetto all'anno scorso, che faceva fatto bel tempo praticamente tutti e 5 giorni, quindi anche dal punto di vista dei numeri siamo sicuramente messi bene. Bisogna vedere le spese, poi alla fine vediamo, ma dal punto di vista della partecipazione, se voi contate più di 1200 coperti e quindi le persone che sono girate e che non si sono messe a tavola ma sono venute solo a bere una birra o ascoltare il dibattito, è andata bene, oltre al fatto che erano tutti stupiti, e mentre sui giornali c'è scritto che le feste dell'unità vanno tutte in buco di milioni di euro, non ci va più nessuno, la festa accanto a noi di MDP non ha retto il confronto e quindi è... ci dispiace per i compagni, ma noi siamo contenti per la riuscita della festa. Io pianto sempre. Benedetto, finisci sul web. No, l'ha fatta apposta. Questa in realtà io devo dire che la forza della federazione, io credo che quest'anno si sia percepito fuori, e del messaggio che abbiamo mandato è nelle difficoltà, cioè quando hai 3 giorni di maltempo su 5, sai che la festa andrà in perdita, la festa non va in perdita. Sai che verrà meno gente, invece la gente è venuta lo stesso, tant'è che si diceva non piove, c'è gente, piove, c'è gente, va bene, continuiamo a lavorare, ci siamo stancati tantissimo perché è una festa concentrata ma faticosa, però io appunto credo che sono momenti importanti che ci possiamo ricordare questo anno più degli anni scorsi, proprio per le difficoltà che abbiamo affrontato. Il messaggio che passa, io ve lo riporto perché spesso mi dicono che trovano un bel clima quando vengono a Firenze, sono contenti di venire alla nostra festa perché trovano un clima da partito politico che vorrebbero riproporre meglio anche negli altri territori, e questo è una cosa importantissima, e soprattutto lo è in un contesto dove a noi non hanno dedicato nemmeno un paragrafo sulla nazione, alle altre forze politiche dedicano intere paginate. Manifesto ci ha fatto articolo, Va al palazzetto dello sport di Scandicci, c'è 100 persone e si prende la prima pagina, dice 2 cose orribili, come ha detto a Pontida, e sembra una cosa accettabile, del tipo che dobbiamo lasciare le mani libere alle forze dell'ordine, dobbiamo eleggere i giudici sulla base del razzismo e delle pulsioni peggiori del paese. In questo clima qui, dove il PD ha il coraggio di dire che loro sono di sinistra perché si oppongono ai fascisti, quindi ora basta essere antifascisti per essere comunisti, siamo passati dall'arco antifascista all'unica forza antifascista circondata dal male. Noi in questa situazione siamo, io credo, un piccolo elemento, senza ingigantire, sempre col senso della misura, un piccolo elemento di speranza per la città, perché credo che comunque aprire col movimento di lotta per la casa e le iniziative politiche che abbiamo fatto sono state positive. Tutti i relatori esterni, anche per i primi 2 giorni che abbiamo invitato,
sono stati positivamente colpiti. Abbiamo fatto un dibattito sul centenario sotto la pioggia e c'erano comunque 50 persone a sentirlo, ed era una cosa che anche i professori che avevamo invitato non riscontravano nemmeno in ambiente accademico. E quindi noi abbiamo la possibilità di essere, se ha ragione il nostro segretario nazionale quando pessimisticamente dice probabilmente non rientreremo in Parlamento nemmeno a questo giro, e quindi ci giocheremo questa fase politica per dimostrare che non è responsabilità nostra che ci siamo messi in un angolino o siamo saliti in una torre a spolverare la falce e il martello perché ci piace osservarla e non ci piace agire nella società, ma noi tentiamo di agire sui contenuti, e sui contenuti non troviamo di fatto chi è disponibile a rischiare di rimanere fuori dal Parlamento perché su determinate questioni noi non accettiamo compromessi. Se è vero questo, comunque dopo le elezioni, comunque vadano, noi saremo probabilmente il punto di riferimento, perché tutte le altre forze politiche che ci accompagnano stanno perdendo di credibilità, per quanti di voi si ricordano di quanto i comitati di Civati ci accusavano di essere incoerenti, basta vedere fino a fatto oggi Civati per parlare di coerenza. Quindi uno alla volta, io penso che questa faticosa resistenza che noi abbiamo portato avanti, perché non nasciamo come partito extraparlamentare, anche se da quando mi sono iscritto io siamo sempre fuori dal Parlamento, non penso sia responsabilità mia, ma qualcuno lo pensa, e in questa situazione comunque difficile io credo che quello che abbiamo fatto sia qualcosa di importantissimo, soprattutto perché viene dopo 2 anni di impegno che abbiamo portato avanti e quindi è diventato un appuntamento positivo. E se gli altri hanno la forza dei media, hanno la forza della polizia con cui sgomberano gli spazi di resistenza, noi e altri ancora diciamo hanno la possibilità di testimoniare, di aggrapparsi a una singola lotta, noi abbiamo ancora la politica. Io non credo ci siano tanti altri partiti che praticano la politica come la portiamo avanti noi, e alla festa vedere le compagne e compagni con cui io ho imparato a stare nel partito, i compagni con cui siamo venuti insieme, crescendo diciamo insieme, e compagni nuovi, io penso sia la cosa più bella che noi vediamo alla festa. E quindi questo partito politico è l'elemento di forza che abbiamo, perché quello che abbiamo scritto nel comunicato, io penso davvero che ognuno di noi, per quanto si impegni, da solo può fare la metà di quello che può fare insieme agli altri. E in questa federazione noi lo stiamo facendo, siccome secondo me il riscontro c'è all'esterno, la gratitudine io non saprò mai come esprimerla, ma è merito di tutti voi, e quindi grazie, compagni. Thank you.